Poco tempo fa abbiamo visto come le varie decisioni, i vari provvedimenti che vengono calati addosso ai cittadini dei Paesi membri dell'Unione Europea e quindi anche a noi, siano principalmente imputabili alle cosiddette indicazioni che ci arrivano dal Fondo Monetario Internazionale. Ed è quindi più che lecito chiedersi chi è che decide veramente. All'interno del Fondo Monetario Internazionale, tutti i paesi che sono in possesso di una percentuale di partecipazione hanno accesso al cosiddetto Board of Governors, cioè l'organo decisionale. Il peso del voto corrisponde alla percentuale di partecipazione dello Stato membro all'interno dell'FMI. All'FMI partecipano 186 paesi, con percentuali di voto, dato il numero piuttosto consistente, insomma, di partecipanti, che spessissimo sono irrisorie. In molti casi si parla di cifre da prefisso internazionale, 0,00 eccetera, per cento. Però gli Stati Uniti da soli detengono il 17,22% e hanno quindi un peso relativo davvero consistente. Se poi i paesi europei che messi insieme arrivano ad avere un 22% scelgono di approvare le politiche che vengono indicate dagli Stati Uniti, e beh, allora ci troviamo di fronte ad un enorme peso di condizionamento a livello globale. Per il peso del proprio voto all'interno del Fondo Monetario Internazionale, il governatore di maggiore importanza del Board of Governors è sicuramente Tim Geithner, l'attuale segretario del Tesoro degli Stati Uniti, insieme al proprio vice, che è attuale presidente della Federal Reserve, che di nome fa Ben Bernanke e che dovreste aver sentito già nominare. Per capire che tipo di potere detiene Tim Geithner e che tipo di direzione vuole impartire al Fondo Monetario Internazionale, basta guardare la vicenda che lo vede protagonista insieme ad un'altra persona della quale sicuramente avrete sentito parlare, Strauss-Kahn, il precedente presidente del Fondo Monetario Internazionale. Strauss-Kahn aveva dichiarato che il Fondo Monetario Internazionale doveva cambiare rotta, uscendo dai vecchi accordi presi a Bretton Woods nel 1944, dove si decise che il dollaro doveva essere usato da tutte le nazioni aderenti al Fondo Monetario Internazionale come moneta di scambio. Questo cambiamento, indicato da Strauss-Kahn, avrebbe aperto le porte soprattutto alle economie emergenti, cosiddetti BRICS, Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, e avrebbe quindi anche dichiarato il fallimento della politica economica degli Stati Uniti, indebolendo il dollaro praticamente ai minimi del proprio valore. Guarda caso, mentre ancora i media parlavano di un Strauss-Kahn che voleva silurare il dollaro, improvvisamente lui diventa protagonista di una vicenda che lo coinvolge all'interno del territorio degli Stati Uniti. Lì viene arrestato per una vicenda sessuale e immediatamente Geithner, appunto il tesoriere degli Stati Uniti, chiede le sue dimissioni da punto di riferimento, da rappresentante, da presidente all'interno del Fondo Monetario Internazionale. In questo modo viene bloccata immediatamente la rivoluzione interna al Fondo Monetario Internazionale e viene stoppata una possibile cessione di potere fra i paesi che fanno parte in sostanza di questo universo emergente a livello globale. Ma approfondiamo ancora di più chi è Geithner. Già amministratore delegato della Federal Reserve, in precedenza aveva lavorato anche per una certa Kissinger Associates. È stato membro della trilaterale e oggi siede all'interno del gruppo dei 30, di cui faceva parte anche Tommaso Padoa-Schioppa, quando fu colpito da infarto durante una cena in Italia, forse al momento del caffè, quando era in carica come consigliere economico con poteri speciali, nominato dal governo greco. Ma per tornare a Geithner, egli fa parte anche del gruppo dirigenziale dell'attuale presidente Obama e fa parte anche del Council on Foreign Relations, di cui ho già avuto modo di parlare un po' di settimane fa. Accusato di truffa fiscale, Geithner tutto sommato dichiara che potrebbe anche lasciare la propria carica, ma in caso di vittoria alle presidenziali da parte di Romney, cosa succederebbe?
è già pronto un sostituto di fiducia della parte repubblicana, che di nome fa Erskine Bowles. Da quanto è dato sapere, Bowles è già stato direttore della General Motors e della multinazionale farmaceutica Merck, ed è uno dei massimi dirigenti del colosso Facebook, nonché figura apicale della banca Morgan Stanley. Quindi il sistema agisce in continuità, qualunque sia il risultato elettorale politico. È un sistema che si blinda per poter continuare a barare. Quindi, quando facciamo i conti e alla fine dello stipendio ci rimangono ancora troppi giorni del mese, quando siamo costretti a tirar giù la serranda della nostra impresa, quando i giovani si accorgono che non c'è più futuro, quando i nostri pensionati si vedono sottratto la minima dignità di esistenza, pensiamoci. Dipende molto anche da questi personaggi, da questi colossi internazionali, come appunto il Fondo Monetario Internazionale, piuttosto che so, la BCE, la Banca Centrale Europea. Certo, li percepiamo distanti, lontani, apparentemente insignificanti rispetto alla drammaticità della nostra esistenza quotidiana, dei problemi che ci sommergono ogni giorno, delle difficoltà per poter sopravvivere. Ma è giusto saperlo e capirlo, altrimenti continueremo a giocare una partita che è truccata, fingendo di risollevare le sorti con una gita a Roma piuttosto che con una crocetta su quello che ci viene spacciato come essere il meno peggio. Invece è proprio il momento di cambiare, è proprio il momento di abbandonare il tavolo, di cambiare gioco, altrimenti continuerà a vincere il banco, o meglio le banche.